tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Su voci.fm siamo con Renato Novara, come stai? Ciao, bene, grazie. Voi? Abbastanza bene, grazie. Siamo qui in queste stanze meravigliose del Maschio Angioino a Napoli, dove si tiene il Festival della Voce, e tu hai appena finito un laboratorio, un workshop sul doppiaggio, ma proprio sul doppiaggio improvvisato, o sbaglio? Abbiamo fatto un workshop sul doppiaggio degli anime e cartoni animati e anche del cinema, e in cui diciamo che abbiamo raccolto sia ragazzi che stanno cominciando a fare un corso, sia ragazzi che non hanno mai fatto nulla. Quindi l'abbiamo un po' improvvisato, nel senso che c'è stato proprio un gioco, ma sì, ci provo. È come se fai una lezione in una classe dove ci sono prima e quinta elementare, no? Quindi esatto. Anzi, asilo e quinta elementare. Esatto. Asilo nido in certi casi. Allora, che cosa hai detto di così importante? Cosa è piaciuto di più? Allora, intanto a loro è piaciuto proprio sperimentare il cartone in sé, perché è sempre molto divertente, e poi hanno, credo, apprezzato il fatto che il mio consiglio sia stato quello di cominciare proprio a conoscere la tecnica vocale prima di cominciare il percorso, cioè ok, fare edizione, teatro, recitazione, ma se prima uno sperimenta un po' il canto, la tecnica vocale, arriva già un pochino più pronto, mettiamola così. E questa cosa le ha incuriositi, abbiamo parlato un po' di quando ho iniziato io, del perché, le difficoltà che ho avuto, insomma un po' tutto. Perché tu hai iniziato cantando effettivamente, poi sei passato, no, al doppiaggio. Sì, io ho iniziato che volevo cantare, però diciamo che non avevo proprio la personalità giusta all'epoca, ero un po' timido, un po', vedevo gli altri che erano più bravi, avevano un'interpretazione diversa, quindi mi ero un po' bloccato. Allora ho cominciato a fare teatro e poi dal teatro ho cominciato col doppiaggio, lasciando sempre il canto però come, posso dire, come contorno a tutte le mie cose, perché alla fine il primo amore è stato quello. Allora, il Festival della Voce si conclude con una meravigliosa serata che è Voci tra le onde, e tu ritirerai un premio Voce dell'animazione. Ma perché hai fatto un po' di doppiaggio nell'animazione? Forse qualcuno? Due, tre? In effetti il destino ha voluto per me che, perché io non ho, quando io ho iniziato a doppiare non volevo fare i cartoni in realtà, proprio non ci pensavo, volevo fare gli umani, e poi la combinazione di cose tra la mia voce, i prodotti di quel momento eccetera, hanno fatto sì che io esplodessi tra virgolette nel mondo degli anime. Poi ci sono rimasto volentieri, però poi parallelamente ho sperimentato gli umani, però devo dire che le persone mi riconoscono in effetti più per il mondo dell'animazione, ma io sono contento. Parliamo di One Piece, parliamo anche di Trolls, però parliamo anche di Sonic. Esatto, Sonic che adesso dovrebbe arrivare il 3, speriamo che arrivi, e Trolls è stato fighissimo perché ho anche cantato, è stato molto divertente. Mi sono riunito con la mia amica storica Benedetta Ponticelli, che abbiamo spesso fatto fratelli nella vita, e anche lì eravamo fratelli senza che il direttore lo sapesse, che avevamo fatto spesso, quindi eravamo i due fratelli cattivi dei Trolls. Senti, come si arriva a diventare così bravi, così ricercati, così unici nel mondo del doppiaggio? Allora, io parlo per me, perché è sempre un discorso che mi mette in imbarazzo. Io in realtà ho avuto una grande fortuna, che è quella di prendere alcuni personaggi che mio malgrado erano iconici, nel senso che ciao, che Luffy, Sonic, erano talmente amati a prescindere che, appoggiandoci la mia voce sopra, a mia volta la mia voce è diventata molto conosciuta e molto amata. Quindi io credo che il primo vero merito ce l'abbiano i personaggi, ce l'abbiano loro. Poi sicuramente ho, a detta di chi mi commenta, un timbro molto riconoscibile, che da un lato è un'arma a doppio taglio, perché finisce che ti riconoscono troppo, dall'altra crea l'affetto nelle persone, e di questo sono molto contento. Insomma, sei partito avvantaggiato, però ti diverti un sacco, immagino. Sì, però guarda, paradossalmente a volte mi diverto di più con gli umani dove c'è da piangere. Ah, ecco. Nel senso che quando dico voglio piangere, mi distruggo, e poi c'è la liberazione. Senti, un umano, visto che li chiami così, che hai fatto, che ti è rimasto un po' come doppiaggio nel cuore? Beh, Ted Mosby, How I Met Your Mother, Michael Banks nel Ritorno di Mary Poppins, lì proprio l'apoteosi della bellezza, Clay Jensen in 13, anche l'ho amato molto, Spencer in iCarly, che è un programma per ragazzi dove lui era un pazzo furioso, e l'ho portato avanti in tanti film, quindi anche lui mi è piaciuto tanto, solo quelli a cui sono forse più affezionato. E poi l'attore di Mary Poppins, quindi Ben Whishaw, l'ho fatto in tante altre produzioni, in tanti altri film, ed è bravissimo, quindi ecco, lì spero che faccia successo di portarmelo avanti. Un'ultima cosa, la voce importantissima naturalmente per il tuo lavoro, qualche consiglio per curarla, per mantenerla sempre un po' al top?
Allora, qualche consiglio: sicuramente idratare, che è la cosa che io faccio meno, ma va fatta. Bisogna bere tanto e fare tanta, usare le garze, l'aerosol, quello che volete, ma idratare. E poi soprattutto prendersene cura come igiene vocale dal punto di vista proprio della tecnica, della, non so, io per esempio ciclicamente vado a farmi la visita dal foniatra, mi confronto con dei logopedisti perché magari ho dei problemi del momento, vado a lezioni di canto per tenermi allenato, perché è un po' come andare in palestra, no? Se uno vuole un bel fisico, deve farsi il fondello e fare esercizi e stretching, e noi uguale. Allora, intanto grazie, congratulazioni per il tuo premio, a prestissimo. Grazie, un saluto a Voci.fm da Renato Novara, Luffy, Tangiro, Sonic e tutti gli altri. Ciao! Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.